Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia con Bob Italia. Oggi andiamo avanti a raccontare la storia della Seconda Guerra Mondiale, in questa lunga serie che sta raccontando uno degli avvenimenti più importanti della nostra storia recente, mese per mese. Oggi racconteremo 2 mesi, settembre-ottobre del 1944, che come vedrete sanciscono una serie di battaglie da una parte e dall'altra non conclusive, con gli alleati che da una parte cercano di dare la spallata definitiva alle forze dell'Asse, e dall'altra parte la Germania che resiste perdendo alleati, perdendo terreno, ma continua ancora a resistere, oltre ogni forse, ogni logica e ogni speranza di vittoria. Se vi siete persi qualcuna delle puntate precedenti, in descrizione trovate il link con la playlist con tutte le puntate. Se invece non volete perdervi le prossime puntate, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella, sarete sempre aggiornati ogni volta che esce una nuova pillola di storia. Da dove inizia la nostra storia? Beh, visto che la volta scorsa abbiamo iniziato dal fronte orientale, manterrei la cosa, anche perché il fronte orientale è molto interessante, perché si compone di due grosse zone. La prima è a nord, dove le forze sovietiche iniziano a rioccupare la zona del Baltico, completeranno poi nei mesi successivi, ma soprattutto dove continuano a non intervenire nella rivolta di Varsavia di cui abbiamo parlato nella puntata scorsa. Il risultato è che il 6 ottobre i cittadini di Varsavia si arrendono. Hitler non ha nessuna intenzione però di risparmiare la città, i cittadini vengono deportati e la città viene letteralmente rasa al suolo, non lasciando praticamente nessun palazzo integro come monito a tutte quelle città che volessero ribellarsi al giogo nazista. Ne abbiamo già parlato nella scorsa puntata, ma ve lo ricordo. Da una parte i polacchi speravano forse di potersi liberare prima dell'intervento dei sovietici, dall'altra il fatto che le armate sovietiche fossero semplicemente al di là della Vistola, ma nei sobborghi di Varsavia, faceva sperare che potessero alla fine intervenire per aiutarli. Nulla di tutto questo era successo, il risultato, come potete immaginare, sarà che, come detto, la rivolta sarà soppressa e quando i sovietici occuperanno la Polonia, vi instaureranno un governo fantoccio. Non diverso da quello riconosciuto dalle potenze occidentali e che dal 1939 si trovava a Londra. Più a sud, invece, l'avanzata sovietica va in due direzioni. La prima è nel cercare di porre fine agli stati alleati dei nazisti. Vi ricordate, la Romania aveva già cambiato schieramento dopo essere stata invasa dai sovietici, anche grazie al colpo di stato del sovrano che aveva esautorato il governo filonazista. Il 5 di settembre a cambiare schieramento sarà anche la Bulgaria, in cui un colpo di stato metterà al potere un governo filobritannico, governo che però reggerà molto poco perché il 6 di settembre la Bulgaria subirà la dichiarazione di guerra da parte dell'Unione Sovietica, dichiarazione di guerra che la Bulgaria si era ben vista lontano dal fare durante l'operazione Barbarossa. La resa bulgara avverrà ovviamente il giorno successivo e di lì a pochi giorni le truppe sovietiche entrando in Bulgaria, anche qui instaureranno un nuovo governo fantoccio. La spinta delle armate sovietiche con la cosiddetta operazione Debrecen però avverrà più a nord, avverrà nei Carpazi, Carpazi che nelle idee di Hitler dovevano rappresentare un muro difensivo attraverso cui fermare l'armata rossa, dissanguare l'armata rossa e tenerla bloccata almeno per tutto l'inverno. L'operazione Debrecen prevedeva invece di sfondare proprio quella linea dei Carpazi avanzando verso l'Ungheria, possibilmente occupare Budapest e far fare all'Ungheria quello che avevano fatto gli altri stati, saltare lo schieramento. La cosa riuscì solamente in parte. Le truppe sovietiche, infatti, fin dall'inizio riuscirono ad avanzare nel territorio dei Carpazi, anche perché la prima linea di difesa era composta principalmente da truppe ungheresi molto demotivate, ma dopo poche centinaia di chilometri di avanzata vennero fermati dalle truppe tedesche, che accorrendo riuscirono a bloccare le avanzanti truppe sovietiche. Hitler aveva programmato addirittura un contrattacco per riuscire a ricacciare indietro le truppe sovietiche, ma la cosa non fu assolutamente possibile, anche perché parte delle truppe
che dovevano essere utilizzate al fronte, vennero invece rinviate rapidamente a Budapest quando il 15 di ottobre l'ammiraglio Horthy cercò di strappare ai nazisti il potere e di fare una trattativa di pace con gli alleati, trattativa che probabilmente stava già portando avanti da tempo, ma che terminò quando proprio i nazisti lo arrestarono e ripresero completamente il potere, con il risultato che l'Ungheria avrebbe continuato la guerra dal lato dell'asse. Nei Carpazi intanto la situazione non era migliorata, i sovietici perdevano moltissime truppe, perdevano moltissimi carri, ma soprattutto lentamente perdevano l'iniziativa, con i tedeschi che riuscivano lentamente ad arretrare. Verso la fine di ottobre l'avanzata sovietica si arrestò del tutto. L'idea di riuscire a liberare l'Ungheria e poi da qua marciare verso la Germania era fallita, ma dall'altra parte le truppe sovietiche si erano fermate veramente a pochissimi chilometri di distanza da Budapest stesso, tanto che da qui in poi inizierà il vero e proprio assedio della città, che però terminerà solo nel marzo del 45. La battaglia per l'Ungheria non era finita, ma per i tedeschi e per le forze ungheresi rimaste loro fedeli, aveva voluto dire perdere moltissime truppe, moltissimi mezzi e truppe e mezzi che non sarebbero riusciti a ridistabilire e rinviare al fronte nei mesi successivi. Insomma, la spallata sovietica, seppur non risolutiva, aveva bloccato qualunque velleità delle truppe tedesche. Truppe tedesche che, peraltro, in questi stessi mesi completano il loro ritiro dalla Serbia e da gran parte dei territori meridionali jugoslavi. Tanto che proprio a ottobre le forze sovietiche, insieme a quelle di Tito, quindi dei partigiani comunisti, entrarono a Belgrado, liberandola. Insomma, il fronte orientale si stava lentamente assestando, ma più che le forze tedesche che disperatamente lottavano, quello che impediva ai sovietici di sfondare era semplicemente l'esaurimento della loro spinta, che dall'inizio del 44 li aveva visti passare dall'Ucraina fino all'Ungheria, da Leningrado fino a Varsavia. Insomma, era necessario per le truppe sovietiche riorganizzarsi, organizzare una nuova offensiva prima di riprendere l'avanzata verso la Germania. Con le forze sovietiche attestate sul Tibisco, come detto, a pochi chilometri da Budapest, la necessità degli alleati era anche, soprattutto dal punto di vista inglese, quello di cercare di impedire che tutti i Balcani cadessero in mano loro. Per questo, il 15 di settembre era avvenuto uno sbarco degli alleati in Grecia, che aveva riportato in parte la Grecia nel campo alleato, ma soprattutto per questo era stato deciso di tentare un'ultima spallata in Italia, con l'obiettivo di ricacciare i tedeschi indietro dietro il Po. Vi ricordate dalla scorsa puntata, i tedeschi si erano asserragliati lungo la linea gotica, ricacciarli oltre il Po e utilizzare le truppe, dopo aver liberato il nord Italia, per entrare nei Balcani e assicurare il suo controllo, il controllo di parte dei Balcani agli alleati. Questa speranza passava attraverso la cosiddetta operazione Olive, un attacco che avrebbe dovuto avvenire in più fasi contro la parte più orientale della linea gotica, cioè quella che attraverso la Romagna, l'Emilia-Romagna, scendeva fino alla parte nord delle Marche. L'attacco si sarebbe dovuto comporre di tre fasi. Una prima fase avrebbe visto le truppe inglesi sfondare lungo la linea adriatica, cercando di attirarvi il grosso delle truppe tedesche comandate da Kesselring, che peraltro si fece prendere probabilmente alla sprovvista da questo attacco, non aspettandosi un attacco così in forze. Avrebbe attirato le forze tedesche verso sud e le avrebbe combattute nei pressi di Rimini. Un secondo attacco, proveniente dagli Appennini, l'operazione Alarico, avrebbe dovuto minacciare di accerchiamento con le forze tedesche, spingendo i tedeschi ad arretrare. Un terzo e ultimo attacco proveniente dall'Emilia avrebbe poi spinto i tedeschi verso nord. Questo tentativo fu però solo un parziale successo. Fin dal primo attacco, infatti, fu chiaro che i tedeschi erano in grado di imbastire una difesa molto più forte rispetto a quella che gli alleati si potevano aspettare. Dopo aver infatti perso i primi contrafforti nelle Marche, i tedeschi riuscirono a riorganizzarsi e tra settembre e la prima metà di ottobre organizzarono una lunghissima difesa della Romagna meridionale, che passerà alla storia come la cosiddetta battaglia di Rimini, una delle più grandi battaglie di carri armati, o forse la più grande battaglia dei carri armati mai combattuta sul suolo italiano. I tentativi degli inglesi verranno sempre fermati, anche perché molto spesso nella
tentativo di avanzare molto rapidamente, incapperando in numerose trappole tedesche, con i tedeschi che, non riuscendo a fermare completamente l'avanzata alleata, gli infliggeranno però gravissime perdite, con il risultato che per la fine di ottobre i comandi alleati decideranno di fermare qualunque avanzata all'incirca dopo aver occupato Rimini, Forlì ed essersi spinti attraverso la Romagna, rendendosi conto di essere incapaci di ottenere un definitivo sfondamento. In realtà, già dai primi giorni di ottobre, quando fu chiaro che appunto non si poteva ottenere la vittoria, si iniziò a programmare di assestare il fronte. E la dichiarazione ufficiale, appunto, del fatto che ormai la campagna d'Italia si sarebbe dovuta arrestare per tutto l'inverno giungerà solo a novembre, con il famoso proclama di Alexander, di cui però parleremo nella prossima puntata. Purtroppo, invece, ciò che non si arrestava in Italia erano gli scontri e i massacri. In tutto il nord Italia continuava la guerra di liberazione, i partigiani continuavano a colpire gli eserciti nazisti e repubblichini e in generale continuavano a cercare di indebolire il fronte interno dell'asse, con risultati variabili da zona a zona, che non approfondirò in questa serie, anche perché sono veramente tanti, molto locali e forse meriterebbero, soprattutto in alcune zone, con le famose repubbliche partigiane, meriterebbero degli approfondimenti specifici. Purtroppo questi 2 mesi sono anche i mesi di 2 stragi, una compiuta a Palermo e una, la famosa strage di Marzabotto. Partiamo da quest'ultima. Marzabotto è un paese situato nell'Appennino tosco-emiliano, un paese attraverso il quale i tedeschi passarono durante la ritirata verso nord, proprio durante l'operazione Olib. In questa zona operava un gruppo di partigiani comunisti che aveva provocato grossi danni proprio alle forze tedesche che difendevano la linea gotica e con la scusa di provare a snidarli, i tedeschi, accompagnati molto probabilmente da truppe della Repubblica Sociale Italiana che fungevano da guide, piombarono sui villaggi, appunto, tra cui il principale era quello di Marzabotto. Tra il 29 settembre e il 5 di ottobre le truppe tedesche fecero letteralmente una strage, uccidendo 1830 italiani. La strage iniziò proprio nel paese di Marzabotto, dove la popolazione che per sfuggire agli attacchi tedeschi si era rifugiata in chiesa, ne venne tirata fuori e fucilata, poi senza alcuna pietà. Purtroppo la strage di Marzabotto, così come tante altre stragi, lasciano un alone di sangue in tutti i mesi che, appunto, dal 1944 ci accompagneranno fino al 1945. Un'altra strage, però, avviene in un territorio che sembra ormai completamente lontano dalla guerra. Sto parlando infatti della Sicilia, sto parlando di Palermo, dove le truppe badogliane, chiamiamole così, o le truppe del ricostituito Regno d'Italia respingono con le armi e alcuni dicono anche con le granate una folla che si era riunita davanti al palazzo della regione per chiedere del pane e del cibo, la fine del razionamento e soprattutto l'accesso a più fonti di sostentamento. Le truppe che si trovavano in Sicilia con scopi proprio di polizia interna non esitarono a sparare sulla folla, provocando una trentina di morti in quella che passò alla storia come la strage del pane di Palermo, una strage che negli anni successivi avrebbe rinfocolato e di molto l'indipendentismo della Sicilia. La campagna dell'armata sovietica in Oriente e quella italiana non sono però ovviamente gli unici campi di battaglia europei. Intanto se ne aggiunge uno, perché la Finlandia, dopo aver finalmente siglato il trattato di pace con i sovietici e con gli alleati, cambia a sua volta schieramento e inizia ad attaccare le forze tedesche nel nord della Norvegia, puntando proprio a una liberazione della Norvegia stessa, in quella che passerà la storia come la guerra di Lapponia, e in cui i tedeschi, peraltro, anche qui provocheranno delle devastazioni su alcune cittadine del nord della Finlandia. Ovviamente, però, dal punto di vista del fronte occidentale, il fronte più interessante è quello della francese, o meglio, il fronte del Reno. Dico il fronte del Reno perché, come abbiamo già visto nella scorsa puntata, tra luglio e agosto, dopo essere sbarcati il 6 giugno in Normandia, gli alleati erano riusciti a riconquistare praticamente tutta la Francia. Dopo l'annientamento della Sacca di Falaise, dopo l'operazione Dragoon, quindi lo sbarco nel sud della Francia, le truppe tedesche si erano semplicemente dissolte, tanto che già il 2 di settembre le truppe alleate entravano
a Bruxelles. La cosa scatenò una gigantesca euforia di massa, sia in Belgio che in Olanda, dove moltissimi iniziarono a credere che ormai gli alleati di lì a pochi giorni sarebbero arrivati a liberarli, giungendo addirittura a scene di isteria di massa con le persone che non si recavano al lavoro, preparandosi ad accogliere proprio i liberatori, e con invece coloro che erano stati collaborazionisti con i tedeschi e i tedeschi stessi che raccoglievano tutti i loro averi e fuggivano verso la Germania. In realtà gli alleati avevano dei grossissimi problemi. La loro avanzata, che ormai era in prossimità del Reno, si era frazionata in tre grossi gruppi di avanzata. Uno più a sud, composto da quelle truppe che erano sbarcate in Provenza e che poi si erano dirette verso nord. Uno centrale, che stava investendo la linea Siegfried, ve la ricordate, ne abbiamo parlato in una delle prime puntate, quella linea che i tedeschi avevano approntato di fronte alla Maginot e che ora stavano rapidamente riorganizzando per fermare le truppe nemiche. E una più a nord, che appunto aveva liberato Bruxelles, ma anche qua si trovava davanti il corso del Reno, nonché tutti i canali olandesi da dover attraversare. Il problema era che questa gigantesca armata in movimento aveva delle necessità logistiche che gli alleati non riuscivano a cui gli alleati, pur con tutta la loro ricchezza, la loro forza, non riuscivano a supplire. In particolare, i problemi erano nei rifornimenti di benzina, perché questa veniva scaricata dagli oleodotti dell'operazione Pluto, che erano degli oleodotti che avevano portato attraverso la Manica la benzina fino ai luoghi di sbarco, ma poi le truppe erano avanzate così rapidamente che non si era riuscito a portare abbastanza rapidamente questi oleodotti fino ai loro punti di avanzata. Il sistema ferroviario, soprattutto del nord della Francia, era a pezzi, anche a causa delle operazioni dei partigiani francesi che avevano sabotato le linee ferroviarie proprio per rallentare i tedeschi. Inoltre, la mancanza di porti con acque profonde, ormai l'unico a disposizione più vicino era Cherbourg, che era lontanissimo in Normandia, quindi difficilmente utilizzabile, rallentava ulteriormente l'avanzata. Uno dei principali obiettivi degli alleati, per questo, divenne il porto di Anversa, porto che venne in realtà occupato i primissimi giorni di settembre, ma che non poté essere utilizzato ancora per tutto settembre-ottobre, perché invece la lotta per le cosiddette foci dello Schelda, quindi del fiume, del canale proprio che sbocca ad Anversa, sarebbero ancora continuate appunto per tutto settembre-ottobre, con gli alleati impegnati a ripulire la zona dai tedeschi, il risultato che riusciranno a ottenere solamente a novembre, potendo così finalmente utilizzare il porto di Anversa per sbarcarvi truppe, ma soprattutto per sbarcarvi rifornimenti. Gli alleati, che peraltro iniziavano a sentire una certa necessità di accelerare la fine della guerra, vuoi perché temevano che i sovietici potessero conquistare o liberare, diciamolo così, tutta la Germania, vuoi perché comunque i tedeschi continuavano a procurare vittime, sia militari sia civili, perché proprio in questo periodo iniziano i bombardamenti su Parigi e su Londra da parte delle V2, ebbene gli alleati avevano necessità di dare una spallata ai tedeschi. Le possibilità erano due. A nord c'era l'armata inglese di Montgomery, che avrebbe potuto, sfondando le linee del Reno, dilagare poi nella zona della Ruhr. Più a sud invece c'erano le forze di Patton, le forze americane, che a loro volta potevano investire la linea della Mosa, della Mosella, e poi dirigersi verso il Reno, superarlo ed entrare in Germania. Queste due avanzate non erano supportabili in contemporanea, per questo iniziò un vero e proprio scontro tra gli altri comandi che vide da una parte Patton e Bradley e dall'altra Montgomery, che si contendevano i favori di Eisenhower, che alla fine scelse di dar fiducia al piano di Montgomery per un attacco a nord. Il piano di Montgomery, che nelle sue idee avrebbe dovuto portare una fine della guerra per il Natale del 1944, passò alla storia come il piano, l'operazione Market Garden. Market e Garden, due operazioni in realtà in contemporanea che avrebbero dovuto fornire uno supporto all'altro. Qual era l'idea? Ma partiamo da qual era il problema. L'idea era riuscire a superare rapidamente il Reno, catturando uno dopo l'altro tutti i ponti attraverso i canali olandesi, fino all'ultimo ponte ad Arnhem, che avrebbe proprio permesso di superare il corso del Basso Reno.
Il problema qual era? Che se gli alleati avessero continuato ad avanzare così come avevano fatto fino a quel momento, i tedeschi avrebbero distrutto i ponti a loro necessari, cosa che peraltro avevano già provato a fare precedentemente senza successo. Era quindi necessario impadronirsi di quei ponti. L'operazione Market Garden quindi si componeva di due parti. Da una parte c'era l'operazione Market, cioè lo sbarco di truppe aviotrasportate che si sarebbero dovute lanciare proprio in vicinanza di cinque ponti attraverso i quali le truppe alleate sarebbero dovute passare, catturando i ponti e tenendoli fino a quando le truppe di terra non fossero arrivate. L'operazione era molto coraggiosa, ma anche non sufficientemente preparata. Ben presto ci si rese conto che l'ultimo ponte, da cui dipendeva in realtà tutta l'operazione, perché era il ponte sul Reno, era probabilmente troppo lontano per essere raggiunto rapidamente. Parliamo di quasi 130 km dalle linee alleate. Tanto che il comandante Browning, che era capo proprio dei paracadutisti inglesi, coloro che sarebbero dovuti scendere vicino a quel ponte, chiese per quanto tempo l'avrebbe dovuto tenere. La risposta di Montgomery fu che in 2 giorni le sue truppe sarebbero arrivate. Browning gli disse che l'avrebbero tenuto anche per 4 giorni, ma che comunque per lui quell'ultimo ponte era troppo lontano. Tra l'altro, questa locuzione, ultimo ponte, ha dato poi il nome a uno dei più famosi film su questo avvenimento, che si chiama appunto L'ultimo ponte, ma questo ve lo lascio come curiosità. Che cosa poteva andare storto? Tutto. E cosa andò storto? Tutto, esattamente. Innanzitutto il piano prevedeva che i tedeschi non offrissero una grossa resistenza e nonostante le forze partigiane olandesi avessero fatto presenza e che loro sapevano della presenza di divisioni di Waffen-SS, quindi più combattive rispetto alle normali truppe tedesche nella zona, la cosa non venne presa minimamente in considerazione. Il 16 di ottobre i bombardieri alleati iniziarono a battere a tappeto tutto il territorio che andava dallo Schelda fino al Reno. L'obiettivo era mettere a tacere tutte le batterie antiaeree affinché queste non potessero attaccare gli alianti e gli aerei da trasporto che avrebbero portato i paracadutisti fino ai cinque ponti che bisognava conquistare. Il tentativo riuscì solamente in parte, tanto che una parte delle truppe che sarebbero, tanto che le truppe che sarebbero dovuto sbarcare ad Arnhem, che era l'ultimo dei ponti da conquistare, vennero fatti sbarcare 12 km più lontani dal ponte stesso, proprio nel timore che potessero essere gli aerei attaccati dalle forze tedesche, cosa che probabilmente era una eccessiva cautela, dato che i tedeschi non avevano forze antiaeree sufficienti nella zona. Il 17, finalmente le forze paracadutiste scendono nelle loro varie destinazioni e tutte iniziano ad avere dei problemi. Partiamo dal nord, proprio da quell'ultimo famoso ponte. Le truppe inglesi che scendono vicino ad Arnhem devono subito dividersi. Una parte infatti deve fermarsi nel punto dove sono scesi perché devono mantenere il controllo di quella zona dove teoricamente il giorno successivo sarebbero dovute arrivare altre truppe e altri rifornimenti. Il resto delle truppe al comando del colonnello Urquhart avrebbero dovuto invece percorrere 12 km fino proprio ad Arnhem e qui catturare almeno uno dei due ponti, quello ferroviario e quello stradale, che si potevano trovare. La difesa però delle truppe tedesche era molto superiore rispetto a quella che ci si poteva attendere, perché proprio in zona si trovavano delle truppe di Waffen-SS che teoricamente si trovavano lì perché erano in riposo, in licenza, in attesa di essere trasferiti in Germania, tanto che alcune addirittura avevano i cannoni e i carri armati già caricati sul treno, ma che divennero ovviamente subito operative e riuscirono a fermare le truppe inglesi che non avevano che armamento leggero. Le due divisioni di Waffen-SS, per quanto indebolite, per quanto con pochi uomini, la divisione Fritzberg e la divisione Hohenstaufen, riuscirono a fermare le truppe di Urquhart a pochi chilometri da Arnhem e solo il secondo battaglione, comandato da Frost, da John Frost, riuscì a raggiungere il primo ponte, quello ferroviario. Qui però scoprì che il ponte era già stato fatto saltare e così, con uno sforzo ancora più grande, raggiunsero il secondo ponte, che non era ancora distrutto, conquistarono 15 case all'incirca al confine nord del ponte e si prepararono a difenderlo ad ogni costo.
Questo non fu l'unico dei problemi dell'avanzata, perché più a sud anche l'82esima divisione aviotrasportata americana aveva incontrato dei problemi. Il loro compito era occupare il terzo e il quarto ponte, e se col terzo ponte non ebbero grossi problemi, il quarto che si trovava invece a Nimega, col quarto che si trovava invece a Nimega, ebbero dei problemi enormi, perché invece di trovare una resistenza minima da parte tedesca, come si potevano aspettare, trovarono invece anche qui una forte presenza di truppe tedesche, le quali conquistarono, meglio, mantennero la città, la fortificarono e impedirono ai paracadutisti di occupare il ponte. Tutto qua? No, perché anche la 101esima aviotrasportata, che doveva invece occupare il primo ponte, in realtà solo il secondo, perché il primo l'avrebbero preso principalmente le truppe in avanzata da sud, il secondo ponte, quello di Son, giunse troppo tardi. Anche loro scesero troppo lontani dalla destinazione e quando raggiunsero il ponte era già stato fatto saltare. Se vogliamo aggiungere ancora qualcosa, i piani dell'operazione quel giorno stesso caddero in mani tedesche, che li trovarono da un aliante che era stato abbattuto e li fecero arrivare a Model, il generale che si stava occupando della difesa e che aveva scoperto dell'attacco letteralmente guardando fuori dalla finestra, perché si trovava vicino a Dahnem, nel suo quartier generale, quando aveva visto a 3 km di distanza i primi paracadutisti scendere, tanto che era stato obbligato a spostarsi a circa 10 km dal campo di battaglia, organizzando però molto rapidamente una linea difensiva e soprattutto un'idea di difesa. Una volta che ebbe i piani in mano, capì ben presto che la difesa doveva avvenire sul ponte di Nimega. Bloccando lì le truppe alleate avrebbe dato tempo a Nord di annientare la testa di ponte inglese vicino ad Hanheim, anche perché non poteva distruggere quei ponti, perché sapeva che Hitler avrebbe voluto utilizzarli nei mesi successivi per tentare un contrattacco. E dopo quello che era successo con il fallito attentato a Hitler e il suicidio, tra virgolette, di molti dei generali, nessuno osava scontentare Hitler. Il secondo giorno vide finalmente le truppe inglesi raggiungere il ponte di Son e iniziare a riattrezzarlo per permettere il passaggio dei carri, che comunque erano già in ritardo anche senza questo ponte, anche perché qualcuno aveva pensato che fosse una buona idea far passare intere divisioni di carri e fanteria attraverso una piccola strada nelle paludi, cosa che ovviamente ne aveva rallentato l'avanzata. Più a nord il ponte di Nimega era ancora in mani tedesche, ma i problemi grossi stavano invece avvenendo ancora più a nord, ad Hanheim, dove le truppe del colonnello Urquhart avevano cercato di raggiungere quelle di Frost nel ponte, ma erano state ricacciate indietro dai tedeschi. Non solo, ma i rifornimenti e le truppe che erano attese per il mattino non erano arrivate perché il brutto tempo sulla Manica in Inghilterra aveva impedito di far arrivare sia i rifornimenti che le truppe polacche che sarebbero dovute arrivare da rinforzi. E se vogliamo aggiungere un ulteriore problema, in quest'ultima zona gli inglesi non avevano neanche delle radio funzionanti perché per qualche motivo le radio non funzionavano e non permettevano ai gruppi inglesi di parlarsi fra di loro e coordinarsi, dando ovviamente grande vantaggio ai tedeschi. Il terzo giorno finalmente gli alleati riuscirono a superare il ponte di Son e il quarto giorno raggiunsero quello di Nimega, che venne superato dalle truppe inglesi utilizzando dei barchini che permisero di aggirare le truppe tedesche, conquistandolo tra il quarto e il quinto giorno dall'inizio dell'attacco. Intanto però a nord la situazione si era fatta critica. Frost combatté come avevano promesso fino al quarto giorno, ma il quinto giorno, rimasto senza munizioni, i suoi uomini furono costretti ad arrendersi riconsegnando il ponte ai tedeschi. Non solo, ma nei 2 giorni successivi anche le truppe di Urquhart, che erano ormai circondate, furono prese d'assalto dai tedeschi e nonostante l'arrivo di alcune truppe paracadutiste polacche finalmente giunte sul posto, non si riuscì a reggere la testa di ponte. Alla fine, grazie all'arrivo delle truppe inglesi da sud, gli ultimi paracadutisti, circa 1500 su 10.000 che erano arrivati, furono evacuati al di là del Reno, ma ogni possibilità di superare il Reno cadde. Insomma, l'operazione Market Garden era stato un fallimento epocale, era un'idea a dir poco folle, come molti avevano fatto notare, l'idea di poter superare così rapidamente un così vasto territorio contando su 5 ponti che dovevano essere tenuti a tutti i costi era un'idea
folle, letteralmente folle, un piano mal preparato, partito con tutti i problemi che non otterrà nulla e anzi rallenterà l'avanzata nella zona degli alleati, tanto che l'Olanda, che come detto, vi ho detto prima, pensava di essere pronta a essere liberata, non sarà liberata fino al marzo del 1945, un fallimento, come detto, epocale. Diversa è invece la situazione più a sud, dove le truppe americane riescono finalmente a raggiungere la linea Sigfrido e qui viene combattuta la battaglia di Aquisgrana, che è la prima città tedesca ad essere conquistata dagli alleati. Anche in questo caso però si tratta solo di una vittoria parziale per gli alleati, che per tutto il mese di ottobre vedranno fermare la loro avanzata proprio attorno ad Aquisgrana, che è stata in cui la cui popolazione è stata allontanata dalle truppe tedesche e che era stata trasformata in una vera e propria fortezza. I 20 e più giorni in cui durerà l'assedio di Aquisgrana letteralmente bloccheranno l'avanzata alleata, che molto probabilmente avrebbe fatto meglio a superare la città, circondandola così come aveva fatto da altre parti, e anche qui fermerà l'avanzata. È arrivato l'inverno in Europa e vedremo nella prossima puntata come lentamente le avanzate rallenteranno e come tra poco i tedeschi tenteranno il loro ultimo assalto, quella battaglia dell'Ardennes di cui vi racconterò ovviamente nella prossima puntata. Rimane da parlare del Pacifico. Come abbiamo visto la volta scorsa, gli alleati oramai hanno la possibilità addirittura di bombardare il territorio giapponese. L'obiettivo è stato raggiunto, la conquista di una serie di caposaldi giapponesi ha permesso oramai di essere letteralmente a un passo dalla madrepatria. Rimane un unico grande ostacolo verso la conquista, e quell'ostacolo sono le Filippine. I motivi per cui gli americani vogliono riconquistare le Filippine prima di puntare al Giappone sono duplici. Da una parte c'è il generale Douglas MacArthur che ha promesso, lasciando le Filippine, di tornare a liberarle nel 1942. L'obiettivo è anche quello di ridare morale, ovviamente, alle forze americane, che comunque ne hanno perché sono in avanzata, liberando un territorio che fin dalla fine dell'Ottocento è amministrato proprio dagli Stati Uniti. Il secondo obiettivo è però la convinzione che conquistando le Filippine si avrà in questo modo una base per poter letteralmente spaccare in due la sfera di coprosperità asiatica, avendo da una parte il Giappone, dall'altra i pozzi petroliferi del Borneo, da cui la flotta giapponese e gli aerei giapponesi dipendono così tanto. Questo lo sanno anche i giapponesi, che si rendono conto che per quanto sia rischioso, la loro unica speranza è cercare di distruggere la flotta americana, fermare l'avanzata americana, perché perdere le Filippine salvando la flotta avrebbe voluto dire avere una flotta praticamente inutilizzabile per mancanza di carburante. Quindi era meglio perdere la flotta e salvare le Filippine che viceversa. Lo sbarco degli alleati, che avvenne nell'ottobre del 1944, fu nell'isola di Leyte, la prima che sarebbe dovuta essere liberata prima di dedicarsi al resto delle Filippine. Per poterlo attaccare era necessario ovviamente cercare di distruggere i numerosissimi aerei che i giapponesi avevano ancora sparso nelle Filippine a Formosa, con cui potevano attaccare le forze da sbarco alleate. Quello che gli alleati però non sapevano, ma penso potessero immaginare, era che i giapponesi avevano concentrato in questa zona le loro ultime forze navali residue. L'obiettivo era utilizzarle come un'esca per attirare le forze americane, che erano impegnate ovviamente a supportare le operazioni in tutte le Filippine, per poi cercare di distruggere, utilizzando anche gli aerei di stanza a terra. In realtà, la battaglia, che passò alla storia come la battaglia del Golfo di Leyte, è una serie di battaglie separate che si svolsero anche a molta distanza l'una dall'altra. Non ve le sto a raccontare tutte perché è una questione molto tecnica e soprattutto porterebbe via, credo, troppo tempo. Vi basti sapere che i giapponesi cercarono di attirare lontano parte della flotta americana che, ripeto, aveva portato nel Golfo di Leyte praticamente l'intera flotta del Pacifico per cercare di separarla e attaccare separatamente. È quasi comico il fatto che per 2 giorni i giapponesi non riuscirono nel loro tentativo, non perché gli americani non fossero cascati nella loro trappola, ma perché col numero di attacchi che la flotta subiva da terra, gli americani letteralmente non si accorsero della flotta giapponese che si trovava a così poca distanza. Quando alla fine se ne accorsero, lo scontro tra le due flotte fu però
impari. E nonostante una serie di errori da parte degli ammiragli americani, che a un certo punto letteralmente offrirono il fianco ai giapponesi, cosa che però, di cui però i giapponesi non riuscirono ad approfittare, alla fine la flotta giapponese venne intercettata e completamente distrutta. Alla fine della battaglia del Golfo di Leyte, la flotta americana, seppur avesse avuto delle gravi perdite, perse una portaerei e due portaerei leggeri, alla fine aveva annientato la flotta giapponese. Inoltre, la caduta delle Filippine, che avverrà di lì a pochi mesi in seguito alla battaglia, e il taglio delle linee di rifornimento tra il Borneo e il Giappone resero il resto della guerra per la flotta nient'altro che una guerra di attesa, con le navi maggiori sopravvissute, tra cui la famosa corazzata Yamato, che vennero semplicemente utilizzate come delle batterie galleggianti oppure utilizzate per compiti speciali, senza più poter impegnare la flotta americana in combattimento. Durante la battaglia del Golfo di Leyte, peraltro, avvennero i primi attacchi kamikaze, cosa che purtroppo si ripeterà anche nei mesi successivi, quando ormai la flotta e l'esercito giapponese non avranno più nulla da poter dire contro gli americani. Insomma, il 44 va a chiudersi con i fronti che lentamente si stanno chiudendo. In Europa l'avanzata è già rallentata, nel Pacifico sta ancora continuando. Qualcuno si aspettava che la guerra sarebbe finita proprio per il Natale del 44, ma come ben sappiamo, ci vorranno ancora moltissimi mesi di guerra. Ma questo ve lo racconterò nella prossima puntata, che spero sarà la prossima settimana. Questa puntata, come vi avevo scritto in community, ha avuto una gestazione un po' complicata perché mi ero letteralmente dimenticato di raccontare una parte della storia e me ne sono accorto mentre stavo pubblicando il video, rendetevi conto, quindi ho dovuto bloccare tutto, rigirare. Il risultato è che appunto sono dovuto uscire qualche giorno dopo, ma voglio portarla a termine perché è una storia che mi è piaciuto raccontare e in cui ho scoperto molto, spero sia piaciuta anche a voi. Io come al solito vi ricordo di essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche, con la promessa, giuro, che da qui alla fine uscirà ogni martedì questa storia. Io vi saluto, vi auguro un buon martedì e vi ricordo che se volete curiosare tra alcune di queste storie, qui a fianco c'è l'elenco delle pillole uscite fino adesso. A domani, ciao ciao!